Un esempio straordinario di professionalità e abnegazione ha portato il 4 settembre scorso al salvataggio di un anziano 81enne di Andria in un pozzo di un'abitazione in via Federico Carafa, nel quartiere San Valentino. Protagonisti del difficile intervento sono stati gli agenti Sebastiano Scarcelli e Pietro Riefolo, ricevuti a Palazzo di Città dalla sindaca Giovanna Bruno e dal presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio. Un'iniziativa istituzionale per ringraziare i poliziotti per il coraggio e la prontezza di intervento, mettendo a rischio la propria incolumità. Loro sono i protagonisti e di questo siamo fieri perché hanno, senza pensarci su due volte, indipendentemente dai ruoli specifici di quel momento, hanno messo a servizio quello che sono, quello che incarnano con quella divisa per salvare quella persona. Quindi non possiamo che essere orgogliosi e non possiamo che rinnovare a tutti i cittadini che ci ascoltano l'invito a fidarsi delle istituzioni. È vero, tante volte ci sono delle cose che non vanno, ma facciamo attenzione a calibrare quante invece cose positive vanno, funzionano, ci sono e dobbiamo tutti con onore valorizzarle. Tutto parte da una chiamata al numero di emergenza del 113, a cui ha fatto seguito il segnale di pronto intervento dalla sala operativa della Questura di Andria. Giunti sul posto, i due agenti, senza esitazione, hanno calato una scala all'interno del pozzo, largo 45 cm per lato, con una profondità di oltre 4 metri e l'acqua alta circa 1,5 m. Per l'anziano signore, gli agenti Scarcelli e Riefolo sono stati un'ancora di salvezza in un momento drammatico e l'operazione di salvataggio si è avvalsa anche della preziosa collaborazione di alcuni cittadini che hanno calato un'imbracatura per consentire all'81enne di tornare in superficie. Poco dopo, i vigili del fuoco hanno aiutato i due agenti a tornare su. Tanti gli applausi e ringraziamenti dei cittadini presenti per il coraggio e la prontezza dimostrata da Scarcelli e Riefolo, a dimostrazione della passione degli agenti per questo lavoro e la dedizione al prossimo, incarnando appieno lo spirito della divisa che indossano. Noi abbiamo un dovere nel nostro dialogo costante e continuo con i cittadini, quello di far capire che cosa c'è dietro ogni gesto, dietro il lavoro di ogni singola persona e in questo caso specifico che cosa si nasconde dietro una divisa. Molte volte gli uomini delle forze dell'ordine sono il bersaglio preferito di tanti attacchi e invece dietro questa divisa c'è passione, c'è senso di appartenenza forte all'arma in cui ciascuno di loro è inserito e c'è soprattutto tanto senso di attenzione nei confronti delle persone.